Fratelli e sorelle, abbiamo trattato e stiamo trattando in questi giorni dei doni dello Spirito Santo. Chiamiamo questi doni, doni santificanti, perché appartengono all'azione santificatrice dello Spirito. Per inquadrare bene l'azione dello Spirito, diciamo che l'organismo soprannaturale che è innestato in noi mediante la presenza dello Spirito nella partecipazione della divina natura, questo organismo soprannaturale è formato così, in questa maniera, è un mistero, ripetiamo, però il mistero viene spiegato in questa maniera, o meglio sistemato per la nostra intelligenza in questa maniera. Noi partecipiamo per grazia di Dio alla divina natura e viene innestata in noi la vita divina, come la vita umana ha bisogno di facoltà per esplicitarsi, così anche la vita soprannaturale ha bisogno degli organi, diciamo un organismo soprannaturale. Questo organismo soprannaturale poggia appunto sulla grazia divina, che è appunto la partecipazione alla divina natura. Prodotto dalla presenza del Santo Spirito dentro di noi. Quando venne alla pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio, eccetera, nata da donna, che poi noi siamo figli di Dio, la prova si ha da questo, che lo Spirito del Figlio è stato dato a noi, in modo che come il Figlio, riconoscendo Dio suo Padre, lo chiamava, così anche noi ci riconosciamo nel Figlio, figli di Dio, e anche noi gridiamo Abba. Per cui è la vita del Figlio che si innesta in noi, perché questa vita filiale possa svilupparsi, possa anzi attuarsi, è necessario un organismo, questo organismo che permea tutta la natura umana sopraelevata allo stato di grazia, è formato dalla fede, speranza e carità. Essendo Dio l'oggetto della nostra vita, attraverso la fede noi vediamo Dio oscuramente, per cui Dio nostro Padre viene svelato a noi. Attraverso la speranza si accende il desiderio di questo Dio a cui tendiamo, attraverso la carità già siamo in possesso di Dio incoativamente, cioè inizialmente, in attesa che questo possesso sia pieno, o meglio che Dio ci possieda totalmente. Ora, questo è l'organismo fondamentale, grazie di Dio, fede, speranza e carità, la triade santa che è dentro di noi. L'organismo soprannaturale, fede, speranza, carità, che poggiano sulla piattaforma della grazia di Dio, partecipazione alla divina natura, fa sì che noi siamo arricchiti di un patrimonio che sì, principalmente la fede, la speranza e la carità, ma c'è il patrimonio che sono i doni dello Spirito. Le virtù infuse, le virtù cardinali vengono pure infuse, oltre alla fede, speranza e carità, ma sono soprattutto i doni dello Spirito. I doni dello Spirito si chiamano santificanti perché mirano a santificare l'anima, a rendere sempre più deiforme, cristiforme. Bisogna sapere questo, che nel cammino della deificazione, della cristificazione, noi abbiamo due stadi. Il primo stadio, che noi chiamiamo attivo, in cui l'uomo, collaborando con lo Spirito,
si mette in attività per purificarsi, per illuminarsi di Cristo, per conquistare i sentimenti di Cristo, cioè c'è una prima opera di cristificazione e di deificazione dove predomina l'attività dell'uomo. C'è lo Spirito, c'è la grazia di Dio, ma questo primo stadio è caratterizzato dall'attività dell'uomo che in unione con lo Spirito si sforza per santificarsi, e la vita cosiddetta ascetica, ascesi significa cammino in salita. Nella seconda parte invece predomina la cosiddetta passività, ossia vita mistica, ed è qui che entrano i doni. I doni sono abiti infusi dentro di noi fin dal battesimo, però abitualmente restano così poco attivi nella prima parte del nostro cammino, mentre diventano più attivi sotto l'azione dello Spirito nella seconda parte, cioè le capacità recettive si sviluppano proprio nella seconda parte, perché l'uomo da solo non può andare oltre, e allora lo Spirito viene in aiuto dell'uomo, e attraverso grazie cosiddette attuali, mozioni, illuminazioni, così ispirazioni, aiuta l'uomo a camminare. E allora per recepire queste mozioni dello Spirito abbiamo bisogno delle capacità recettive che vengono azionate in questo secondo stadio dello Spirito, per cui l'uomo riceve impulsi dello Spirito Santo. Ecco perché questa seconda parte della vita nostra nel cammino di perfezione viene chiamata passiva, perché noi siamo in stato di recezione. Quando noi parliamo dei doni dello Spirito, intendiamo appunto questi doni, i quali già sono in noi come patrimonio battesimale, sporadicamente agiscono in noi durante la vita attiva, però si sviluppano in maniera costante nella seconda parte della vita spirituale, del cammino spirituale, ossia nella vita mistica di unione con il Signore. Non dobbiamo però mettere così una barriera di qua la vita attiva e della vita passiva, si tratta di predominio delle due attività, attività dell'uomo e attività dello Spirito, perché fin dal battesimo già c'è un'attività dello Spirito dentro di noi, già c'è un'unione mistica ontologica che avviene in noi, sebbene psicologicamente noi non lo percepiamo. Psicologicamente, dinamicamente, tutto questo si sviluppa nella seconda parte, nella fedeltà nostra a Dio, nella nostra generosità allo Spirito, e lo Spirito che prende possesso di noi e ci conduce nel cammino della santità. Questo appunto per chiarire qual è la situazione, per cui i doni di cui noi parliamo, doni cosiddetti santificanti, doni mistici, sono operanti continuamente proprio nella seconda parte, sporadicamente invece operano anche nella parte, cioè nella prima parte della nostra vita spirituale, operano anche in noi, ma non così in maniera eclatante come avviene nella seconda parte. Allora abbiamo parlato di questi sette doni, si chiama il numero 7 è soltanto un numero di pienezza, che significa questo: con più sincerità noi possiamo dire che lo Spirito Santo che dentro di noi agisce, ci santifica e diventa in noi sapienza di Dio, diventa in noi intelletto per conoscere Dio, diventa scienza per conoscere le cose create, diventa consiglio perché noi possiamo avere la luce necessaria nel nostro cammino, diventa fortezza, diventa pietà, diventa timore di Dio. Abbiamo parlato in questi giorni, primo giorno mi sembra che abbiamo parlato del dono della sapienza, la sapienza che ci fa gustare Dio,
è un dono grande che si esplicita maggiormente negli ultimi stadi della vita spirituale, ma che già troviamo presente in qualunque parte del nostro cammino, per cui il dono della sapienza il cristiano già ce l'ha, non in maniera così forte come si manifesta nell'ultima parte della sua vita di unione con il Signore. Il secondo giorno abbiamo parlato del santo consiglio, il dono del consiglio che si innesta nella virtù della prudenza. Abbiamo parlato poi del timore di Dio, che è la sapienza di Dio messa in pratica. Ci abbiamo citato il bellissimo testo del primo capitolo di Siracide, dove è detto che il timore di Dio è il principio della sapienza, è la radice della sapienza, e anche la corona e la pienezza della sapienza. Abbiamo detto che il timore di Dio produce gioia, pace, serenità, salute e lunga vita. Questa sera, noi proseguendo il nostro discorso, vogliamo mettere a fuoco due doni nella prima parte. Nella seconda parte, che durante la Santa Messa, parleremo di un terzo dono. Oggi parleremo di due doni che appartengono a una illuminazione interiore che fa lo Spirito Santo dentro di noi. Sono il dono dell'intelletto e il dono della scienza. Vediamo un po' di intenderci, penso di non appesantirmi. Cominciamo col dono dell'intelletto. Cos'è il dono dell'intelletto? È un abito infuso dentro di noi, ossia è che vivo presente nella persona in grazia. Non parliamo di questi doni quando la persona non è in grazia di Dio, perché non essendoci la grazia di Dio, questi doni non possono essere operativi. Non possono essere operativi, ossia l'anima che non è in grazia di Dio non può recepire la mozione dello Spirito. Può recepire una mozione dello Spirito, una grazia attuale per convertirsi, per di nuovo essere in grazia di Dio, ma sono operativi quando c'è la grazia del Signore. E allora è un abito infuso nell'intelletto, soprattutto speculativo dell'uomo, che consente all'uomo, sotto la luce dello Spirito, di penetrare le verità rivelate. Cioè è una luce particolare che dà lo Spirito Santo alla persona che in grazia di Dio, che incammina verso la perfezione, per comprendere intuitivamente, proprio l'intuito, per comprendere meglio, più profondamente, le verità che appartengono al mistero della nostra salvezza. È l'azione dello Spirito, ossia lo Spirito con la sua luce illumina una verità, per esempio il mistero della Trinità, il mistero dell'incarnazione, il mistero della inabitazione di Dio in un'anima, il mistero della circumcessione delle tre persone come sono tra di loro, sulle operazioni divine che avvengono in Dio. Sono tutti i misteri della nostra santa fede, e illumina con una luce particolare questa verità, ma nel medesimo tempo illumina l'intelletto, per cui abbiamo una doppia luce proiettata dallo Spirito, una luce sull'oggetto e una luce sul soggetto. Propriamente dono è il soggetto che viene illuminato, viene quasi solcato, in modo che lui sia capace di cogliere il vero profondo di una verità che nel medesimo tempo viene illuminato dallo Spirito Santo. Per cui da una parte lo Spirito illumina una verità, dall'altra parte potenzia dentro di noi la capacità di penetrare quella verità,
e l'anima resti inebriata. Questo è il dono dell'intelletto. È bene che noi delimitiamo questo dono per distinguere dal dono della scienza, che lo vedremo. Il dono della scienza è pure un abito impulso dallo Spirito Santo dentro di noi, proprio nell'intelletto, però nella parte pratica dell'intelletto, sì, nella parte intuitiva, ma particolarmente nell'intelletto pratico. Perché l'uomo attraverso la luce dello Spirito penetra le verità create, cioè le realtà create, e nelle realtà create veda l'ombra di Dio, il vestigio di Dio. Per queste verità create vediamo che cosa sono queste verità create. Interessano, cioè, l'universo, interessano l'uomo stesso, ossia la persona, interessano anche le altre persone. Per cui è una luce particolare dello Spirito, per cui l'uomo penetra nella realtà delle cose, penetra nell'anima propria e vede l'azione di Dio, osserva il piano divino, può penetrare anche nell'anima delle persone e vede qualche verità che Dio rivela in vista della santificazione di quell'anima. Detto questo, per non addentrarci, qui non siamo in un campo, in una scuola teologica, andiamo agli effetti pratici. Gli effetti pratici che vengono prodotti dallo Spirito Santo col dono dell'intelletto. Diciamo subito che questo dono dell'intelletto non è facile da riscontrarsi, non è legato alla dottrina, può verificarsi anche in una semplice donnicciola di così che dice il rosario e basta. Però è il dono anche dei grandi teologi. San Tommaso d'Aquino aveva questo dono dell'intelletto. Tante cose che lui ci dice li viene a conoscere per questa intelligenza che Dio dà di penetrare nel mistero di Dio. I santi padri hanno elaborato tutta la dottrina cristiana. Maria ha operato moltissimo il dono dell'intelletto. Prendete i grandi padri che non avevano così delle scuole particolari, non avevano dei maestri, ma era lo Spirito che insegnava loro. Per cui tutta la dottrina elaborata dai padri, i grandi padri greci, anche i padri latini, era molto forte il dono dell'intelletto, penetravano nelle realtà rivelate e potevano anche meglio spiegarle. Però non è spiegare qui le verità rivelate. Questi grandi teologi se ne servivano per rivelata avis tradere, per dare agli altri ciò che era stato rivelato loro. Però di per sé il dono dell'intelletto consiste nella intuizione, non tanto nella spiegazione delle realtà, quanto nella visione delle realtà, nella intuizione inebriante delle verità di fede. E questo produce la cosiddetta contemplazione infusa. Questi semi di contemplazione infusa li troviamo in tutti i fedeli. Momenti di contemplazione infusa possiamo trovarle anche nella vita attiva, nella nostra vita comune, momenti in cui il Signore ci illumina, ci fa penetrare una verità, restiamo così quasi inebetiti di fronte a una verità. Però è più abituale questo dono negli altri gradi della vita spirituale, per cui i grandi santi penetrano queste verità, restano inebriati ed entrano in contemplazione, la contemplazione infusa. C'è anche una contemplazione attiva, ma non ne parliamo, non vogliamo entrare in argomento. Piuttosto
Che cosa produce questo dono dell'intelletto? Innanzitutto, si fa penetrare nelle verità di fede, per cui in un dato momento noi comprendiamo come in una luce particolare un mistero e restiamo così inebriati. Particolarmente sono su quattro punti che noi troviamo l'effetto del dono dell'intelletto. Quando sotto i segni vediamo la realtà, percepiamo la realtà, per esempio nell'Eucaristia, un'anima adoratrice, a un dato punto nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia percepisce la realtà sostanziale, presente del Figlio di Dio, ossia Gesù realmente presente, sostanzialmente presente sotto i segni, cosiddetti accidenti, del pane e del vino. Guardando l'ostia, la persona sente dentro di sé, per una luce infusa, la realtà di Cristo presente. È un dono facile di scontrarsi nelle anime adoratrici, che possono stare anche ore e ore davanti a Gesù, inebriate queste persone, quasi dalla presenza visiva di Cristo, presente, fiammante, diciamo, realmente così palpitante, sotto le specie del pane o del vino. Particolarmente si nota questo dono dell'intelletto nella scrittura, cioè il dono dell'intelletto ci fa penetrare nel senso delle scritture. Ricordate il gesto di Gesù, capitolo 24 di Luca. Gesù segna gli apostoli, i discepoli e apre le loro menti alla intelligenza delle scritture. Ecco perché essi comprendono le scritture. Ecco perché Paolo interpreta le scritture e ci le spiega, ossia la penetrazione della parola di Dio, la penetrazione del mistero della salvezza, cioè è l'intelligenza delle scritture. Si va oltre il senso letterale, si va oltre il senso morale, si arriva al senso pieno, al senso anagogico, quello che Dio ha voluto dire. Ecco, è l'intelligenza delle scritture. Ricordate a Emmaus. A Emmaus Gesù in persona ha il grado altissimo, il dono dell'intelletto. La sua natura umana è invasa dal dono dell'intelletto. Lo possiamo adesso vedere come era operante in Gesù il dono dell'intelletto. Gesù spiega agli apostoli il mistero e dice: era necessario che il Cristo patisse. E così spiega tutte le scritture dove si parlava di lui. Ma nelle scritture non si parla di Gesù Cristo così apertamente, ma Gesù rende così le scritture aperte alla mente dei discepoli, per cui attraverso le scritture comprendono che era necessario che Cristo patisse, cominciando da Mosè, dai Salmi e dai profeti. Dunque tutte le scritture contengono la realtà di Cristo che deve venire, essere così nella passione, nella morte e risurrezione. Ma tutto questo non è chiaramente espresso nelle scritture, però Gesù spiegava le scritture e col dono dell'intelletto, bene, Gesù dà un esempio
di come le scritture contengono lui. E allora senza bisogno che ci sia Gesù, ecco che lo Spirito Santo fa comprendere la parola. Egli mi introdurrà alla cognizione della verità tutta intera. Per il momento voi non potete comprendere, ma quando verrà lo Spirito che il Padre mi manderà nel mio nome, siccome egli prenderà di me e ve l'annuncia, egli vi dirà tutto sulla verità, vi rivelerà anche cose future. Dunque è uno spirito di verità che rivela la parola di Dio. Per cui nelle scritture dove è contenuta la parola, attraverso il dono dell'intelletto, noi comprendiamo la verità di Cristo. Contenuta nelle scritture, noi abbiamo una cognizione molto più profonda di quella che ci possono dare gli esegeti. Non è in contraddizione quanto noi comprendiamo, quanto lo Spirito ci dà da comprendere, ma abbiamo una comprensione più profonda di quella degli esegeti col dono dell'intelletto, in un lampo, perché si tratta di una intuizione. Così ancora, riguardo alle scritture, vediamo il nesso tra Vecchio e Nuovo Testamento. Le figure del Vecchio Testamento che trovano nel Nuovo Testamento la loro realtà. Questo fu scritto, avvenne agli antichi, per noi che siamo venuti nella pienezza del tempo. La pietra, la roccia, Paolo, prima lettera di Corinzi capitolo 10, quella pietra era Gesù Cristo. Ma che mai si sarebbe potuto immaginare che quella roccia, quella pietra era Cristo? Ecco lo Spirito Santo che illumina la mente di Paolo e fa scorgere in quella pietra che accompagnava il cammino degli Israeliti, Cristo presente nel cammino dell'Esodo. Cioè comprende che è Cristo che accompagna l'uomo verso la sua venuta storica. Cristo presente fin dall'inizio nell'umanità decaduta, accompagna mediante il suo spirito e gli annuncia attraverso i profeti, attraverso le figure, attraverso gli avvenimenti come sarebbe venuto in questo mondo, per cui prepara il mondo a riceverlo. Ancora col dono dell'intelletto noi possiamo penetrare il piano divino che riguarda noi. Cioè in un dato momento il Signore ci fa comprendere il perché delle cose, ci fa comprendere la sua azione dentro di noi, la sua provvidenza al nostro riguardo. È un dono che il Signore dà alle volte di tanto in tanto, come in un lampo vediamo il perché degli avvenimenti al nostro riguardo, o meglio più che degli avvenimenti, il modo di agire di Dio nei nostri riguardi. Sono le maniere in cui si manifesta questo dono dell'intelletto. Come si coltiva il dono dell'intelletto? Perché tutti i doni vanno coltivati. Il dono dell'intelletto si coltiva innanzitutto con la purezza somma dei sensi e del cuore. Cioè è la purezza dei sensi che favorisce, dice San Tommaso, sono due gli impedimenti, la lussuria e la gola. Una persona che indulge ai piaceri della carne oppure che è aperta la gola difficilmente può avere in esercizio il dono dell'intelletto. E la purezza del cuore, la purezza delle intenzioni. Per cui si chiede somma purezza, purezza dei sensi, purezza della carne e purezza dello spirito, per poter ricevere questo dono ineffabile dell'intelletto. Come si coltiva ancora? Si coltiva con l'adorazione di Dio. L'adorazione di Dio. Ossia, davanti a Dio noi siamo in continua adorazione. Questo appunto produce il dono dell'intelletto. Ci sono queste persone che adorano sempre Dio, sono in continua adorazione di Dio.
e lo stato in cui si trovava Gesù era in continua adorazione di Dio, suo Padre, perché il dono questo dono produce, come vedremo meglio nel dono della pietà, una proclività verso Dio, per cui noi siamo portati sempre ad adorare Dio, siamo conquisti dalla maestà di Dio, della bellezza, della grandezza di Dio. Non possiamo non stare in continua adorazione di Dio, per cui si coltiva così adorando Dio, ma man mano che noi adoriamo Dio, questo desiderio di vedere Dio, di essere conquisti dalla maestà, dalla grandezza di Dio, ci penetra totalmente, per cui è una luce divina che penetra dentro di noi e si fa adoratori della maestà divina. Bene, noi non andiamo oltre perché dobbiamo passare al dono della scienza. Abbiamo detto qualche cosa sul dono dell'intelletto. In Gesù il dono dell'intelletto è al massimo grado. Ti ringrazio, Padre, perché hai nascosto queste cose ai grandi e ai piccoli e le hai rivelato, cioè ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli, perché così è piaciuto a te. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, però il Figlio rivela questo mistero ai piccoli. E per questo, Padre, io ti ringrazio. Gesù benediceva sempre il Padre, era in continua adorazione del Padre, egli respirava quasi il Padre. Ecco, in Gesù questo dono è altissimo. E quando noi guardiamo a Gesù, dobbiamo domandare che il dono dell'intelletto che abitava in Gesù si comunichi anche a noi. Allora anche noi saremo conquisti dalla maestà di Dio, della grandezza di Dio, diventeremo gli adoratori di Dio in spirito e verità. Allora la nostra vita viene trasformata, tutto ciò che ci può sedurre in questo mondo non ci seduce più, perché siamo come presi dalla verità divina, dalla luce divina. Questo è il grande dono dell'intelletto. Se vogliamo fare una strofa, passiamo subito al dono di scienza. Una strofa soltanto del bene creato.